per i rifiuti. I satelliti infatti saranno utilizzati per monitorare dall'alto la capitale e scovare in questo modo chi sporca la città. Ma non solo, la mappatura dall'alto servirà soprattutto per monitorare gli edifici e scovare chi non paga la tassa sui rifiuti. La sperimentazione partirà il 1° settembre e durerà 4 mesi. Eleonora Ferretti. A stanare gli incivili che abbandonano spazzatura ovunque, stavolta scende in campo la tecnologia spaziale. Per i prossimi 4 mesi, in via sperimentale, gli occhi satellitari saranno puntati sulla città di Roma per vegliare dall'alto sui rifiuti e soprattutto per attenzionare le aree sensibili di possibili evasori delatari. Si tratta di un progetto pilota e gratuito, sottoscritto in un protocollo d'intesa tra AMA, IGEOS e Agenzia Spaziale Italiana, per l'acquisizione e l'analisi di immagini da satelliti ottici e da satelliti radar della costellazione Cosmos SkyMed sulla capitale. È un protocollo davvero interessante, che in particolare per valutare l'evoluzione delle unità abitative anche in, relativamente all'applicazione quanto più corretta possibile della TARI. L'obiettivo è quello di poter appunto sfruttare il bagaglio di tutta la tecnologia italiana che viene peraltro come dire, acquistata da tutto il mondo e poterla utilizzare per il nostro territorio nell'ottica diciamo di una prevenzione e tutela dell'ambiente e per appunto la lotta contro l'evasione. Non sono bastate le fototrappola o le immagini inoltrate dai cittadini onesti per scovare gli incivili, come non sono stati sufficienti i controlli e le mappature civico per stanare gli evasori. Per questo AMA si affida oggi alla sofisticata tecnologia spaziale per fare luce sulle cosiddette utenze fantasma. Roma ha il record di evasione della tassa sui rifiuti. Le recenti analisi condotte sui bilanci dei comuni italiani hanno stimato che in media solo un romano su 3 paga la TARI. Gli altri 2 o sono evasori totali oppure non ricevono a casa nemmeno il bollettino o semplicemente non risultano in alcun database. È in cima alla lista degli immobili da sgomberare, quello in viale Caracas.